Oggi c'è bisogno di investire in tecnologie verdi, però non solo in termini di sostenibilità ambientale, ma anche in termini di politica industriale. Se riusciamo a fare questo salto anche culturale, a impostare un nuovo paradigma economico, e oggi ne vediamo anche la privilegiata opportunità, perché il nostro sistema di sviluppo è in crisi e appunto per farlo ripartire, e già oggi i dati delle imprese ce lo dicono, se una su tre investe già in tecnologie verdi, oggi per farlo ripartire occorre ripartire appunto dall'economia verde. Dalla green economy. L'Europa, quando lo capisce, mette in moto un meccanismo virtuoso e l'abbiamo visto nell'ambito degli obiettivi 20-20-20. Quando non lo capisce è un problema e il ritiro, per esempio, del pacchetto sull'economia circolare è un limite. Noi ci aspettiamo che la Commissione, come ha detto, lo ripresenterà in tempi rapidi, ancora più ambizioso, e insomma, appunto, quando c'è una chiarezza di visione poi si arriva anche a mettere in campo risultati concreti. Oggi investire nell'economia verde significa anche aumentare i posti di lavoro e oggi è uno dei settori in cui i posti di lavoro in effetti stanno aumentando e quando appunto ci sono prospettive di occupazione, prospettive di crescita, i cittadini lo capiscono molto bene.